Salve a tutti, popolo del web. Rieccoci in un nuovo video. L'argomento che discuteremo tutti insieme: finale di Supercoppa italiana. Per questa partita si scontreranno l'Inter e la Juventus. Ogni volta che si scontrano queste due squadre, ci sono morti e feriti. Questo come in ogni partita dove si scontrano due squadre molto agguerrite. Di certo l'Inter e la Juve non si amano, anzi sono due eterne rivali. Tutto questo tra qualche istante. Mi raccomando, iscriviti al canale per essere sempre aggiornato sui nuovi video, mettere un like al video per supportarmi nei miei contenuti. Finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus. Incredibilmente la Juventus passa in vantaggio 0-1. Rete di McKennie. È stato davvero un bel gol, colpo di testa, purtroppo Handanovic nulla ha potuto. Inter 0, Juventus 1. L'Inter tenta il gol del pari e lo trova. Errore difensivo della Juventus in area di rigore. Viene atterrato un calciatore dell'Inter, l'arbitro consulta il VAR e conferma che è rigore per l'Inter. Sul dischetto Lautaro Martinez e non sbaglia, 1-1. Occasioni sia per l'Inter che per la Juventus, ma entrambi i portieri molto bravi ad evitare il secondo gol. Nei 90 minuti la partita termina 1-1, tempi supplementari. L'Inter sfiora il gol del 2-1, anche la Juventus, ma incredibilmente la Juve commette un grave errore. Al minuto 121, in pieno recupero, ma Alexis Sanchez approfitta di un errore della Juventus per segnare il 2-1 al minuto 121. Consultano sempre il VAR per vedere se il gol è regolare e viene confermato il gol. Inter 2, Juventus 1. Incredibile, incredibile come bisogna perdere una partita. A poco dai calci di rigore. La Juve già era pronta per i rigori. Che cosa vuoi dire? Purtroppo quando devi perdere una partita, non c'è nulla da fare. Faccio i complimenti all'Inter di Simone Inzaghi per la vittoria. La Supercoppa all'Inter è meritata. Dai, lo dobbiamo dire. Siamo giunti al termine di questo nuovo video. Condividiamo il video sui social, Facebook, Twitter e Instagram. Io vi voglio bene a tutti. Ci vediamo al prossimo video. Ah, dimenticavo, fate i bravi.